necessiterebbero diversi scatti. Sto dando il tempo al maestro della fotografia di poter immortalare sotto tutti i punti di vista. Poi le varie signore hanno indicato già il profilo buono, per cui do tempo per qualche stato. Beh, che dire della corale della parrocchia San Michele? Penso qualsiasi cantante lirico nasce nelle parrocchie. Il primo approccio è quello. Dopodiché devo dire, quanto più è professionale, quanto più diventa bravo, quanto più si allontana dalle parrocchie, più andrebbe massacrato di botte. La passione delle corali parrocchiali è davvero una cosa invidiabile. Facciamo un applauso alla passione. Cerchiamo di sciogliere un attimo la tensione leggibile in questo coro. Che vi devo dire, mi permetto di dilungarmi un secondo. Stasera è la prima volta che mi tocca guidare contro mano il coro. Per cui qualsiasi cosa avvenga, che sia bellissima, è merito loro. Qualsiasi cosa accada che non dovesse essere bellissima è colpa mia. Chiaro? Se c'è una cosa difficile è respirare insieme. I concerti dal vivo sono cosa diversa dall'ascoltare la radio. Ho chiamato la radio, scusa. Guardare il concerto alla televisione. Siete voi che fate la radio. Se vi sentiamo e vi sentiamo insieme a noi, le cose andranno bene. Altrimenti ci sarà sempre una distanza. Io la davanti di me, per cercare di capire se c'è il vetro del televisore. No, non c'è. Vero? Un brano stupendo, quello che chiude una messa pastorale che è appunto l'andamento natalizio per eccellenza, e quindi proponiamo l'Agnus Dei di questa messa pastorale. E la sintesi nell'Agnus Dei è, c'è una sorta di ciclicità della scrittura che parte dal tema del Kyrie, dopodiché si sviluppa lungo il Gloria, il Credo, quant'altro, il Santo, dopodiché si ripiega la scrittura musicale per richiudere il tema dell'Agnus Dei. Quindi, come sintesi di questa messa pastorale, proponiamo questo Agnus Dei. Popolarissimo, il rischio, mi permetto di dilungarmi, poi sarò bacchettato immediatamente dopo perché magari vi stanco. Il rischio quando si traduce la musica popolare in pezzi di canto. Questa è una cosa difficile. La musica popolare siete voi, il pezzo di carta sarei io. Io tenterò di far venire fuori quello che davvero la musica vuole ispirare. Non è un pezzo di carta, è la loro